La vita è un cammino lungo, ma un cammino che non si può percorrere da soli. Bisogna camminare con i fratelli alla presenza di Dio. Poche parole pronunciate a braccio, ma dense di significato. Papa Francesco incontra i leader religiosi a Seul prima della fine del suo viaggio apostolico nella Repubblica di Corea e li chiama fratelli. Gesti e parole si intrecciano così per offrire al mondo, stanco delle divisioni, un'istantanea chiara. Siamo tutti membri della famiglia umana e ciascuno è chiamato a contribuire nella costruzione di una società più giusta e solidale.